Unicredit a Milano, io sono Christophe Gosset, mi occupo dei certificati e strumenti di quotazione in borsa di Unicredit. Accanto a me Riccardo De Signori di Brown Editor, Tribuno, adesso è un gruppo che sta crescendo, che ci ha accompagnato anche nei numerosi webinar. Buonasera a te Riccardo. Buonasera a te Christophe e a tutti gli amici a casa. E in diretto da Napoli, questo ce lo consente la tecnologia, Pietro Di Lorenzo di SOS Trader. Pietro, ci senti? Sì, buonasera Christophe, grazie per l'invito, un saluto anche a Riccardo e a chi ci ascolta. Sì, e che ci ascolta e che partecipa, dunque vi ricordo che con lo strumento con il quale state seguendo questo webinar dovrebbe esserci tendenzialmente a destra, però può essere a sinistra, una barra di strumenti che vi consente di fare delle domande. Se avete qualsiasi domande vi invito a farle e saremo lieti di rispondere per rendere questo incontro come sempre il più animato possibile. Dunque, l'idea di questo mese, abbiamo tanto parlato del Brexit, era di fare il punto al rientro, dunque dopo il periodo estivo, su dove sono i mercati e soprattutto quale è questa nuova situazione. Abbiamo capito che lo scenario è cambiato, che ci vuole, ormai questo cambia con una velocità impressionante, cioè che ci vorrà tempo comunque per digerire questo Brexit, che forse è visto anche diversamente dall'Europa, di chi è in Europa, comunque lì sto parlando di una zona geografica, e chi si trova in America, in Sud America, in Asia, che possono vedere nel Brexit un evento molto molto forte, comunque un inizio di smantellamento dell'Europa, che comunque in Europa questo sentimento, almeno dagli ultimi sondaggi, non sembra, e questo nei vari paesi europei, non sembra quello il scenario che sta predominando. Però aspettiamo la Fed settimana prossima, probabilmente indicazione anche sull'America. Volevamo, prima di queste decisioni, fare il punto su a che punto siamo in Europa, a che punto siamo in America, parlando sempre di azione, di strategie molto concrete, e soprattutto sapere se si doveva privilegiare un continente rispetto all'altro o se si poteva anche fare stock picking. Per quanto mi riguarda, c'è una novità in questi giorni. Abbiamo portato sul mercato, dunque sul ramo dei segmenti a leva, abbiamo introdotto dunque le azioni, dunque azione a leva adesso disponibile sul mercato italiano, sui sette principali titoli del nostro listino. L'abbiamo portato ormai una settimana fa, dunque siamo più di una settimana fa, martedì scorso sono entrate in quotazione, dunque la possibilità di replicare su quanto esisteva su indici, dunque la leva fissa su FTSE, DAX o Stoxx CAC 40, anche su le azioni. Dunque vedremo cosa è l'interesse, il fattore di leva è 2, dunque è un po' più basso, questo vedremo come si può utilizzare già in strategie opportunistiche e anche forse nel portafoglio. Poi c'è anche un aspetto fiscale di Tobin Tax che vi spiegherò, un po' tecnico, però ci fa risparmiare, dunque forse vale la pena perderci un po' di tempo. Altro elemento per quanto riguarda i prodotti, quando stavamo parlando con Pietro a preparare questo incontro, ci siamo anche resi conto che ci sono strumenti, comunque dei bonus certificates che scadono a dicembre, che offrono in questo contesto, e sono stato anche sorpreso della tua selezione Pietro, strumenti che ci offrono rendimenti del tutto appetibile con scadenza a dicembre, dunque con varie di protezione che mi sembravano comunque ancora relativamente lontane. Dunque opportunità di rendimenti in 3 mesi, leva finanziaria, vediamo come affrontarla. Riccardo ci ha preparato un bel approfondimento sulle tematiche di fondo, e Pietro tu ormai sei, oltre a un trader riconosciuto, anche l'organizzatore di Investing Roma. Dunque se ci racconti anche qualcosa sul tema saremo contenti. Dunque
un bel evento al quale abbiamo avuto il piacere di partecipare l'anno scorso. Ci puoi anticipare qualche cosa sull'evento, come si sta preparando, se ci saranno novità? Molto volentieri, Christophe, grazie anzitutto per la parola. L'investing nasce per cercare di portare anche nel centro-sud Italia formazione di qualità. In un momento così delicato per i mercati crediamo che l'unica ricetta per superare questa fase delicata in maniera brillante sia la cultura finanziaria. E per questo abbiamo pensato di portare a Roma per un giorno 50 fra i migliori analisti, trader, esperti, professori universitari per fare un punto della situazione, per comprendere qual è l'approccio più giusto da avere in questo momento sui mercati e soprattutto farlo con delle linee didattiche molto diversificate. Quindi ci sarà ad esempio un'aula primi passi per chi non ha grande dimestichezza con i mercati finanziari ma al contempo desidera comprendere quali sono le dinamiche alla base dell'andamento dei prezzi e quindi potreste portare a scelta investimento, ma parallelamente abbiamo anche il trading in real time e real money. I più grossi trader italiani ci daranno prova di sé e si metteranno proprio in gioco fra di loro. Ci saranno delle sessioni in cui 6 trader si alterneranno, in tutto saranno circa 30 trader che si alterneranno in sala. Insomma, sarà credo un'opportunità assolutamente unica per iniziare a prendersi cura del proprio risparmio. Naturalmente va da sé, in un evento del genere non forniremo la ricetta per fare profitti in borsa, ma comunque daremo una chiave di lettura da parte degli esperti che credo possa essere assolutamente interessante e imperdibile in questa fase. Naturalmente l'evento è gratuito anche grazie alla presenza di prestigiosi sponsor, fra cui Unicredit, che ricorda il main event dell'evento, che ci è stato accanto diciamo in tutte le edizioni, e questo secondo me poi insomma va a merito di Unicredit, che mostra anche sensibile alle esigenze dei trader del centro sud, e quindi credo che sia veramente una bella occasione anche per conoscerci dal vivo e stare insieme una giornata con persone con le quali, se ci pensi, condividiamo la stessa passione di mercati finanziari. Tu stai mostrando il sito, è validissima l'iscrizione, è proprio la pagina che stai mostrando adesso, si riceverà un codice a barre che e portandolo all'ingresso si eviterà di fare la fila, quindi il consiglio è di stampare la mail di iscrizione, così si eviterà una fila che, se ti ricordi, l'anno scorso fu piuttosto, diciamo, fortunatamente lunga ma un po' scocciante per chi ha dovuto. Quindi l'augurio è di incontrarci tutti a Roma. E io credo che sia veramente una cosa, un appuntamento imperdibile, perché busco dei relatori e credo che tutti noi ne abbiamo riconosciuti diversi che hanno una professionalità assolutamente riconosciuta e di qualità. Grazie, dunque entriamo nel merito. Vi invito comunque a fare le vostre domande e dunque adesso passeremo alla parte più sostanziale del nostro incontro, cioè dove ci troviamo, a che punto sono i mercati e dunque come possiamo comportarci soprattutto. Sì, Christophe, esattamente come evidenziavi tu, diciamo, ci avviciniamo a un periodo particolarmente significativo. È vero, ormai sono anni che si susseguono molto rapidamente questi momenti topici capaci di catalizzare l'attenzione degli investitori internazionali sia al rialzo, ma soprattutto per quanto riguarda in particolar modo l'Italia, al ribasso. I temi in campo sono sempre quelli, diciamo, da un lato la politica monetaria europea, dall'altra quella americana, dunque cruciale le indicazioni che verranno dal meeting della Federal Reserve della prossima settimana. Abbiamo visto la reazione da venerdì scorso dei mercati al ribasso su timori che la Federal Reserve potesse alzare i tassi a stretto giro nel corso delle ultime giornate. Le colombe della Federal Reserve hanno cercato un attimo di allentare questa possibilità. Diciamo, sarà molto significativo capire le parole che emergeranno proprio da Federal Reserve.
Alla luce dell'attuale contesto caratterizzato da una crescita globale che comunque sta rallentando, da un'Europa che ha serie difficoltà ad uscire dalla crisi nonostante il corposo intervento da parte della Banca Centrale Europea, e alla luce dei crescenti rischi politici che interessano a tutto il mondo, pensiamo nella fattispecie alla Gran Bretagna dove la partita Brexit non è finita, al referendum italiano che visto anche dagli investitori internazionali è un elemento di incertezza molto pesante. La scorsa settimana ero a Francoforte proprio parlando con alcuni capi analisti, più volte mi è stato ripetuto proprio l'importanza del referendum italiano anche nella scelta di allocazione non solo sulla parte italiana ma anche proprio europea. E non da ultimo la considerazione che mancano davvero poche settimane alla tornata elettorale in America che dovrà portare all'elezione del nuovo Presidente degli Stati Uniti. Su questo fronte diciamo che il malessere della Clinton, per quanto in prima persona Hillary Clinton abbia diciamo dissipato i dubbi sulla sua salute, ecco, i problemi di salute della Clinton sono un fattore di incognita non da poco. Infatti, alla luce degli occhi degli elettori americani, Clinton potrebbe risultare comunque un cavallo zoppo. Diciamo, non dovesse curarsi bene dopo i recenti malesseri per portare avanti la campagna elettorale, si troverebbe in uno stato di salute comunque deficitario all'inizio del suo mandato. Sappiamo come l'essere presente negli Stati Uniti richieda una forte energia. Dunque, agli occhi del pubblico, questo potrebbe favorire ulteriormente Donald Trump, elemento che probabilmente questo non piace ai mercati, rappresenta comunque una incertezza che aleggia sul fronte dell'America. Vi è poi una considerazione specificatamente americana legata al ciclo economico USA. Sappiamo benissimo che ormai sono anni che l'America è all'interno di un ciclo espansivo, ricorre proprio oggi l'ottavo anno dal fallimento di Lehman Brothers. Da allora molto è cambiato all'interno della struttura economica del paese, molto e molto velocemente l'America è riuscita a recuperare questo, tuttavia alcuni segnali di rallentamento iniziano a emergere anche sul fronte macroeconomico americano e non solo macroeconomico. Per esempio, se andiamo a vedere, su questo abbiamo preparato una slide, il price earning medio delle aziende dell'S&P 500, possiamo notare come questo price earning sia superiore alla media degli ultimi 10 anni. All'epoca abbiamo, si può vedere molto bene anche dal grafico, vi era stata un'impennata del price earning nel 2009, questa impennata era un'impennata diciamo un po' fuori norma perché era legato al crollo degli utili dovuti appunto all'ingresso in recessione degli Stati Uniti, poi si era ritornati su un valore medio. Ecco, allo stato attuale delle cose sono due i fattori che portano ad avere un price earning più elevato rispetto storica. Da un lato i recenti massimi storici che sono stati fatti registrare dalla borsa americana con Wall Street appunto, che ha visto Dow Jones e S&P toccare i nuovi massimi storici, dall'altro appunto da un rallentamento della forza reddituale delle singole imprese. Su questo pensiamo a una big company del mercato USA quale può essere Apple, che sta rallentando i ritmi di crescita che diciamo si potevano anche definire insostenibili, con i quali aveva caratterizzato il decennio precedente. Dunque l'analisi dei price earning porta ad avere una certa cautela. Ovviamente bisogna strutturare questa cautela su un orizzonte temporale congruo. Dunque questo per dire che l'America può rappresentare ancora un asset da inserire nel proprio portafoglio, tuttavia con magari minor vigore e con minor presenza rispetto a quanto poteva essere anni fa. Uno dei temi molto importanti, e su questo sarà interessante anche vedere il punto di vista di Pietro, è proprio legato alla politica monetaria divergente che potrebbe manifestarsi tra Europa e America. Questo potrebbe essere un elemento proprio che va a favorire una parte o l'altra dell'area dell'Atlantico. In particolar modo vi potrebbe essere la Banca Centrale Europea costretta a tagliare ulteriormente i tassi di interesse per provare a rilanciare questa crescita asfittica che ha difficoltà a partire in Europa, dall'altra la Federal Reserve che per non deludere il mercato
presumibilmente una mentorità sia qui a fine anno lo farà. Quindi questo da un punto di vista di macro, macro sistema. Se andiamo a vedere anche le prospettive e i consensus raccolti dagli analisti per quanto riguarda le prospettive macroeconomiche dell'Europa e dell'America, si va a notare nella scomposizione, per esempio, del PIL una voce molto interessante che è rappresentata dalle esportazioni che, secondo le proiezioni del consensus mediano, in questo 2016 dovrebbero far registrare per la prima volta dal 2009 una contrazione. Ecco che questo rappresenterebbe un campanello d'allarme con l'America che allo stato attuale delle cose è accreditata di una crescita per quanto riguarda il 2016 dell'1,5% del PIL, valore minimo proprio dal 2009, dal 2010 in avanti, sostanzialmente si è sempre cresciuti intorno al 2%, 2,5%, salvo il 2011 con un più 1,6% e un 2013 più 1,7%. Dunque attenzione veramente a quello che potrebbe essere lo scenario macro per quanto riguarda l'America, special modo se dovesse primeggiare alle elezioni Donald Trump. Che dire dell'Europa? L'Europa prosegue la sua crescita a piccoli passi, tuttavia non si può negare che un ingresso in un rallentamento dell'economia americana, più una recessione in Inghilterra, così come la stessa Bank of England sta preparando il terreno, non abbia un impatto anche sul PIL dell'Eurozona, che potrebbe dunque essere rivisto a ribasso. Questo per dire che i rischi sono davvero significativi, i temi in campo sono molti e davvero articolati. A titolo esemplificativo, alcuni degli elementi che abbiamo evidenziato andrebbero anche contro lo stesso mercato equity europeo, ma le carte in tavola avrebbero completamente cambiate qualora la Banca Centrale Europea decidesse di inserire anche le azioni all'interno degli asset previsti dal piano del quantitative easing, dunque degli acquisti della Banca Centrale Europea. Sul fronte dei livelli, ecco, che dire, andando a vedere per esempio anche il grafico dell'S&P 500 con un time frame settimanale, quello che si nota è proprio l'importante rottura compiuta a fine giugno, in particolar modo la vittoria su quello che era un livello resistenziale collocato in area 2125-2130 punti, si è andati a toccare i 2193,81 punti come massimo storico, da lì una fase di sostanziale lateralità con una forte contrazione della volatilità che è tornata a crescere solo negli ultimi giorni. Ecco che la vera domanda da porsi ora è: il movimento che stiamo vivendo in queste sedute rappresenta solo un movimento tecnico correttivo utile a completare il pullback delle vecchie resistenze ora diventati supporti, legati appunto al rialzo con la progressione partita dai minimi di giugno, oppure è un campanello d'allarme che potrebbe segnare un'inversione del trend? Questa è probabilmente la domanda. Il vostro scenario sull'S&P qual è? Il nostro scenario di breve per quanto riguarda l'S&P è quello che vi sia un nuovo rimbalzo utile a completare sostanzialmente un pullback, ma nel medio termine, specie se appunto da un lato vi dovesse essere la vittoria di Trump alle elezioni, dall'altra vi dovesse essere questo annunciato rialzo dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve entro l'anno, ecco che presumibilmente ci potremmo trovare davanti a una fase di esaurimento dei rialzi americani. Questo però al verificarsi di queste due situazioni menzionate. Diciamo, è importante a livello settimanale riuscire a chiudere comunque almeno in prossimità di area 2125 punti, dove vediamo vi è un forte livello di supporto statico, perché il ritorno sotto questa soglia di fatto aprirebbe nuovi spazi al ribasso con ritorni addirittura in area 2020 punti, quindi comunque una discesa
di sicuro non preoccupante in termini assoluti, ma comunque corposa, con un ritorno negli scambi all'interno di quell'ampio trading range che aveva caratterizzato sostanzialmente tutto il secondo trimestre di questo 2016. Ok, considerando anche dunque i livelli attuali, effettivamente io capisco che c'è una certa incertezza che comunque per un'annata elettorale ci vorrebbe, e dunque il ricorso effettivamente a strumenti a leva, perché no? Dunque vi ho fatto vedere alcuni dei nostri strumenti che si riferiscono dunque all'S&P, rialzisti e ribassisti più o meno, io mi lascerei comunque un tempo relativamente lungo su questi strumenti che almeno vanno a scadere nel basso 2017. Dunque lì sto parlando di Goldman, su questi strumenti opzionali che sono effettivamente, se vogliamo avere un trading di medio termine, quelli che si possano utilizzare con delle leve che sono comunque ragionevoli. Pietro, tu hai qualche commento sul tema America, sull'S&P, qualche cosa che vuoi sottolineare? Assolutamente sì, secondo me guardare un grafico giornaliero ti fa capire quanto l'andamento degli indici americani sia legato a quanto raccontava prima Riccardo, ovvero gli occhi sono puntati sulle politiche monetarie, in particolare il mercato ha veramente un gran timore che questa corda della politica monetaria venga stretta. Infatti, se guardi il grafico dell'S&P 500, vedrai che il sell-off, unico probabilmente negli ultimi 2 mesi, è scattato esattamente poco dopo le dichiarazioni di un membro della Federal Reserve che aveva paventato una politica un po' più aggressiva e quindi lasciava in qualche modo avere lo spiraglio di un incremento dei tassi direttamente a settembre. Il mercato ha reagito brutalmente, c'è stato subito la corsa al sell, e questo fa capire quanto il nervo si è scoperto su quel fronte. Io credo che tutti stiano scommettendo su un rialzo dello 0,25 a dicembre, e qualcosa di diverso rispetto a questo sarebbe certamente, innescherà assolutamente volatilità. Quindi io credo, e questo secondo me è assolutamente importante da chiarire, che anche se uno non opera direttamente sul mercato americano, deve essere consapevole di quanto Wall Street è in grado di condizionare tutti i mercati e tutte le piazze finanziarie al mondo, in particolare piazze affari. Quindi l'auspicio è che anche se uno non investe su Wall Street, si renda conto di quanto sia importante comprendere quanto succede oltreoceano, in virtù del fatto che impatti in maniera decisa sul nostro listino. E non a caso. Hai una strategia quotidiana su questa apertura di Wall Street, no? Esattamente, mi è proprio anticipato perché noi, ma banalmente tutti hanno questa percezione, abbiamo, diciamo, coniato questa strategia che individuando la prima mezz'ora, lavorando sulla prima mezz'ora di Wall Street, cerca di comprendere se Wall Street, diciamo, sarà in grado di condizionare in maniera positiva o negativa l'indice italiano. Adesso non so se riesci a mostrare un grafico, o in ogni caso chiunque sia a casa magari ha una piattaforma sotto mano. È proprio il caso di oggi. Se guardi prima dell'apertura del mercato americano, il nostro indice era in rosso. 15:30 apertura di Wall Street, il nostro indice era sostanzialmente su 16.385 punti. La partenza positiva di Wall Street ha cambiato nel giro di pochi minuti completamente lo scenario della seduta. Eravamo intorno al meno 0,80, adesso siamo a più 0,24. Abbiamo preso quasi 250 punti, sostanzialmente perché abbiamo avuto il boost del mercato americano. E non a caso oggi abbiamo avuto proprio l'esempio classico di come una giornata di borsa a Piazza Affari è spesso caratterizzato da io lo chiamo girone di andata e girone di ritorno, una prima fase senza Wall Street in cui le forze in campo si confrontano, ma poi quando arriva il girone di ritorno, ovvero gli americani che condizionano, la partita si può in pochi minuti, diciamo, capovolgere. È esattamente quello che è successo oggi. Siamo passati
con Wall Street chiusa meno 0,85, aperto Wall Street ha tirato su tutto e adesso chiudiamo a più 0,25. Questo una volta ancora fa comprendere quanto spesse volte sento dire no, ma io il mercato americano non lo seguo, non capisco, eccetera, eccetera, e io credo che sia assolutamente importante avere una strategia su 3-4 asset class chiave, che sono tipicamente anche il petrolio, piuttosto che il DAX, piuttosto che il Bund Future, l'obbligazione tedesca, per capire attraverso l'indice delle correlazioni se il movimento in atto è sincero o piuttosto è fallace. Quando si smontano proprio correlazioni, e quindi vedere ad esempio Piazza Affari che va fortissimo, una Wall Street che crolla è un caso, diciamo, limite, è difficile da vedere, in ogni caso il rialzo mi farebbe in qualche modo insospettire. E quindi per concludere il discorso sull'S&P 500, io concordo su quanto diceva Riccardo, anche se secondo me ci vuole un bel coraggio a mettersi short sugli indici americani, perché tutti quelli che l'hanno fatto negli ultimi 3 anni ormai, che pensavano, avevano sempre battezzato come la fine del rally, e stanno mediando a ribasso da diversi mesi, naturalmente sono in una condizione piuttosto complicata. Quindi io, che sono un po' più prudente, direi anche certe volte codardo, preferisco che i prezzi mi indichino un'inversione, e quindi attenderei un'eventuale conferma del segnale ribassista sugli indici americani per mettermi short. Magari entro con un po' di ritardo, ma in ogni caso lo faccio con maggior serenità e con un livello di rischio più basso. Quindi inducerei un attimo per battezzare questi come i massimi del mercato americano, perché più volte negli ultimi mesi ho sorpreso, e non escludo che lo faccia anche in questa occasione. Ma scusa, sulla tua strategia oggi praticamente utilizzi ti leva pista sul FTSE MIB, no? Perché sono strumenti che, lo ricordo, vanno a moltiplicare per un fattore di ISO 3, 5, 7, fino a 7, non di più, perché siamo nell'ambito del mercato regolamentare, quindi rimaniamo su leve importanti ma non spericolate. Dunque la performance del FTSE MIB, lì ne abbiamo effettivamente due che si riferiscano al FTSE MIB, uno che vale un po' di più che un po' più lungo, uno che vale un po' meno che scade prima, uno che scaderà a un po' più di 2 anni, che praticamente questi strumenti, quando il FTSE MIB va a guadagnare 1%, ne guadagnano 7, quando va a perdere 1%, ne perdono 7, questo per la versione long, per la versione short, dunque per meno 7, ovviamente, è l'opposto del mercato. E dunque tu hai preso quale dei due? Quello che vale 0,70? Sì, abbiamo preso ancora il vecchio per una ragione, diciamo, ci stiamo spostando sul nuovo, ma siamo un po' fuori. Quello lì e l'hai comprato a quanto? Cosa era il segnale oggi? Il segnale, aspetta, te lo dico subito, aspetta, il segnale te lo dico al volo, il segnale naturalmente lo si può guardare gratuitamente, ad esempio sui nostri social network. Se andate sui social network di SS Trader vedete che ogni giorno viene comunicato il segnale. Una piccola, diciamo, specifica a quanto dicevi tu: essendo degli strumenti altamente rischiosi, noi non facciamo mai overnight con questi strumenti, anche in virtù del compounding effect, che spesso può, diciamo, con aperture spiazzanti può fare molti danni. Quindi come funziona questa strategia? Si mette un ordine condizionato alle 16 e alle 17.25 in ogni caso si chiude la posizione. Se i prezzi, come nel caso di oggi in cui siamo entrati a 0.654, ci danno ragione, la posizione si chiude alle 17.25 e viceversa, fissiamo uno stop loss sempre al 3% dello strumento. Nello specifico noi, diciamo, simuliamo l'operatività con 10.000 euro, quindi più di 300 euro a trade non è possibile perdere. Poi naturalmente sta al profilo di rischio e al capitale che ognuno ha, e la cosa bella secondo me dei certificati è esattamente questa, che si può settare il numero di certificati in maniera puntuale al fine di non perdere un capitale monetario più elevato di quello che si desideri. Se ad esempio io faccio 10.000 certificati, perdo 300 euro, chi magari ne vuole perdere magari 150, anziché comprare 10.000 certificati ne compra 5.000,
e quindi riesce esattamente a pianificare ex ante la perdita massima, che poi se ci pensi è questo l'unica cosa che può fare un trader, avere ex ante, visto che il mercato è naturalmente aleatorio, l'unica cosa che noi possiamo sapere con certezza ex ante è la massima perdita che vogliamo sostenere. Mi rendo conto che focalizzarsi sul lato della perdita piuttosto che del profitto non è la cosa, diciamo, più, come dire, che le persone con cui hanno più feeling, però io, come sai, sostengo da anni che bisogna prima guardare il lato dei rischi e poi del rendimento. E quindi questa è una strategia che ti tiene sereno, perché più di tanto non perdi, che ha mostrato una certa attendibilità statistica nel passato, sono diversi anni che produce profitti in maniera costante, e soprattutto è per part time, perché sostanzialmente devi rimanere in mercato al massimo un'ora e mezza, e si implementa semplicemente con un ODE condizionato dopo le 16. Oggi, ma qui, a che livello sei entrato? Che era la domanda? 0654 sul vecchio sottotitolo. 0654? 654. Naturalmente sto parlando dell'A2, U5, l'ISIN negli ultimi 4 anni. Sì, comunque sei andato a 64, sei uscito a 70. Wow! Cioè, almeno ci hai guadagnato, vabbè, un 10% così. No, oggi è stato un po'. Ma dove si trova il tuo... Dunque, tu praticamente, per sintetizzare, vai sulla piattaforma dell'America e in base a questo compri o vendi il pulsino con effetto leva. Ricordo che l'utilizzo dell'effetto leva, cioè, è effettivamente di accelerare i tempi e accorciare distanze, vuol dire che per una variazione minima del sottostante si va a avere una performance maggiore sullo strumento a leva. Accorcia i tempi perché quando ci andiamo a fissare, io voglio guadagnare 5, 10 o così via, per cento, non sono disposto a perdere più di 5, 10 e così via, questi tempi con l'effetto leva vengano aggiunte più, questi livelli con l'effetto leva vengano raggiunte più velocemente, dunque si accelera le performance, si accorcia i tempi, dunque essere effettivamente in strategia di breve termine è opportuno. Dunque lì effettivamente si è passato un 10%. Si trovano anche sul tuo sito queste indicazioni, vabbè, comunque immagino che chi vuole saperne di più può contattarvi per avere anche sui social, abbiamo anche divulgato su Facebook, su Twitter, sono i nuovi, diciamo, media che sono particolarmente utilizzati, ne abbiamo fatto questa strada. Adesso stavo guardando il certificato, ha chiuso a 0,76, quindi diciamo oggi onestamente è stata una performance straordinaria e quindi insomma fa piacere e in qualche modo in maniera del tutto possibile. Secondo me hai fatto muovere l'S&P per raggiungere la onestamente no, complimenti. Andiamo avanti forse, Riccardo, tu sul FTSE MIB vedo che ci hai preparato dei grafici, dunque forse passiamo. Sì, allora passiamo, diciamo, dalla parte dell'America, dove appunto anche come evidenziava Pietro bisogna stare molto attenti, perché la rottura al rialzo di 2120-2130 punti è stata molto molto importante. Quindi appunto adesso la vera domanda è capire, siamo arrivati a toccare i massimi, dunque il segnale di vendita che è stato generato negli scorsi giorni ha un'implicazione di più lungo periodo, oppure è solamente un ritracciamento tipicamente tecnico? Si diceva attenzione all'area, alla tenuta dei 2125 punti, che potrebbe appunto favorire nuove ripartenze. Per quanto riguarda invece nello specifico il FTSE MIB, qui il quadro tecnico e grafico, diciamo, aveva fatto ben sperare dopo il recupero delle ultime settimane, ad ora ha fatto emergere nuove difficoltà. Come vediamo sul grafico della FTSE MIB Weekly, abbiamo appunto due linee tratteggiate che vanno a individuare un triangolo, un cuneo. Uno è stato una prima linea di tendenza tratteggiata, quella superiore è stata violata al ribasso già da inizio dell'anno, generando un primo segnale di vendita. La cosa più importante da notare è come tutti i recenti massimi delle ultime settimane di fatto hanno rappresentato solo il pullback di questa linea tratteggiata, che è una linea di resistenza dinamica. Ecco, l'incipit di questa ottava, dunque l'inizio di lunedì,
è venuto proprio sotto invece la linea inferiore del cuneo, che era un supporto dinamico, generando così un segnale di vendita. Anche con Pietro nelle scorse settimane ne avevamo parlato dell'importanza e delle difficoltà di accelerare oltre quella soglia dei 17.200-17.300 punti di FTSE MIB. Ad ora la battaglia sembra persa per chi era posizionato long. In questa direzione anche la constatazione che di fatto il nostro indice è inserito all'interno di un canale e vi era il transito proprio in prossimità dei 17.200 punti di una resistenza dinamica rappresentata dalla trend line superiore di questo canale. Dunque i rischi al ribasso sul nostro FTSE MIB stanno crescendo. Stanno crescendo, se si leggono diversi report di primarie banche d'affari, si evidenzia come la visione anche sulle valutazioni delle banche italiane sia positiva. Si dice ok, il mercato ha presumibilmente penalizzato troppo gli istituti di credito italiani, tuttavia l'indice va a sintetizzare i vari componenti del paniere e l'andamento di essi in borsa, e quello che emerge in questo momento è una negatività. Diciamo che penso di trovare su questo anche una congruenza con il pensiero di Pietro: solamente chiusure settimanali oltre i massimi di area 17.250 punti potrebbero dare concretamente nuovi spunti rialzisti. In questo momento probabilmente dei rimbalzi favoriti ovviamente dall'America, perché noi siamo molto più deboli in tal senso, rappresenterebbero presumibilmente solo dei pullback anche della trend line rialzista del cuneo di cui abbiamo parlato prima, che è stata violata all'inizio di questa ottava. Sulle prospettive del FTSE MIB ovviamente contribuiscono degli elementi negativi legati appunto alle pressioni ribassiste sui titoli di credito, ma anche a eventuali correzioni che potrebbero interessare Eni qualora il prezzo del petrolio dovesse a sua volta correggere in scia, da un lato alle recentissime degli ultimi giorni tagli delle stime della domanda di petrolio da parte dell'EIA, e dall'altra, e sono due voci ovviamente strettamente legate, dal rallentamento congiunturale che si sta avvertendo a livello globale. Dunque sull'Italia ancora più che sull'America strong vigilance, il periodo è davvero davvero complicato e probabilmente la miglior scelta in termini di investimenti è rappresentata da investimenti tipo tattico e di breve periodo. Ecco che anche investimenti come possono essere quelli con i certificati a leva possono andare in questa direzione, permettendo di generare alfa all'interno del portafoglio da un lato, ma rimanendo esposti sul mercato per un orizzonte temporale molto breve e congruo, dunque, e che espone meno la gente a tutti i rischi e i vincoli che stiamo analizzando in questo momento. Intanto abbiamo chiesto a chi partecipa a questo incontro dove vede il FTSE MIB a fine dell'anno. Sopra, sotto o stabile? Dunque è un sondaggio che ci siamo portati in tutti gli eventi che abbiamo fatto dall'inizio dell'anno. Vedremo la risposta e poi chiederemo se è in linea con il tuo scenario. Dunque domanda secca, poi coinvolgeremo anche Pietro. Vi lascio ancora 5 secondi per votare. Eccoci siamo. Risultato diciamo molto mitigato, dunque 40% di noi lo vede sotto i livelli attuali, 50% sopra, 10% stabile. Dunque una cosa molto variata, dunque, cioè chi lo vede salire e chi lo vede scendere più o meno un 50-50. Questo fa vedere che effettivamente almeno da chi investe, chi ci segue oggi, non c'è una visione uniforme, dunque il mercato si sta un po' interrogando. Vostro scenario, Riccardo, fine anno? Il mio scenario, escludendo eventuali interventi straordinari da parte della Banca Centrale Europea, sia sul fronte degli acquisti di azioni in borsa, sia appunto di altri
strumenti di politica monetaria è uno scenario negativo per quanto riguarda la parte tua, Pietro? Ma io credo che non ci staccheremo molto da questi livelli, perché alla fine, diciamo, chiudere a meno 25 non è interesse di tanti, quindi mi immagino window dressing finale, cioè vuol dire un acquisto sulla parte finale, perché soprattutto i gestori istituzionali fanno fatica a presentare un bilancio. Riformulo la domanda, ma ci possiamo aspettare a un forte calo? Cioè, diciamo, riguardo al contesto tecnico attuale, naturalmente evitando casi come l'anniversario di Lehman, che stiamo, cioè, tra virgolette, salve eventi straordinari, ecco, diciamo. Dunque, ci possiamo aspettare che diventa una fase duramente ribassiste, cioè, e se sì, cioè, quando c'è un 20-30% sono cose che costano, che vedete come diciamo ragionevole di prendere a quel fine anno, o cioè, diciamo, sono naturalmente possibile, ma comunque nel contesto attuale risicate. Ma io soffro, francamente, non per essere, diciamo, ottimista, ma credo che il 27 giugno il livello a 15.000 sia e rimarrà il minimo dell'anno. Non mi aspetto un approfondimento sotto questo livello, perché, come detto, diciamo, il contesto è delicato, ma non credo che, diciamo, mi immagino di basso così importante solo se l'Italia entrerà ancora nel mirino della speculazione e sarà di nuovo preda, diciamo, della speculazione. Però in virtù del meccanismo che ha predisposto Draghi per l'acquisto dei bond, diciamo, si farà più fatica a mettere in difficoltà il mercato italiano. Quindi mi immagino sostanzialmente una stabilità intorno a questi livelli. Come diceva Riccardo, quando io analizzo il FTSE MIB faccio questo tipo di ragionamento: ci sono 6-7 titoli che alla fine fanno l'indice. E allora bisogna avere l'arguzia di trovare, di analizzare quelli a più elevata capitalizzazione. Prima Riccardo parlava di Eni, e qui consiglio di guardare il grafico, è molto interessante, perché c'è proprio pochi minuti fa il titolo ha testato i 13 euro, che è la neckline di un grande testa e spalle di bassista, che se completato potrebbe aprire spazio a ulteriore accelerazione all'ingiù. Quindi questo è quello che faccio: fin quando Eni rimane sopra 13, sono abbastanza sereno. Certo, se inizia a bucare 13 euro, diciamo, faccio un po' più fatica a pensare a uno scenario positivo, però insieme a questi bisogna analizzare le Enel, le Telecom, piuttosto che Unicredit Intesa. Se lo scenario rimane integro su questi titoli qui, il peggio è alle spalle. Viceversa, se la situazione si complica su questi qua, diciamo, diventa più complicato immaginarlo. In estrema sintesi, certo, però ci rimane un quarto d'ora, dunque vi chiederei a entrambi di selezionare praticamente due titoli con scenario forse un po' diversi, dunque diciamo, quelli che possiamo essere sicuri e quelli che vediamo in rialzo. Anche perché ne abbiamo discusso, Pietro, c'è questa tematica che su certi titoli comunque abbiamo trovato dei bonus che stavano pagando tanto. Sono scenario percorribile, o cioè, forse le possiamo guardare, non ne ho più a memoria, però forse mi aiuti a ritrovare uno dei... Ho trovato uno che mi piace molto su Fiat Chrysler. Eccola qua. Stiamo ricercando rendimenti entro fine anno. Quello era la parola chiave. Dunque, FCA da sola, senza Ferrari. Esatto. Diciamo il titolo, il license l'FQ4, quello che scade il 13 dicembre. Diciamo una premessa di metodo: in questo momento non amo fare scommesse troppo lunghe, ci sono troppi diciamo passaggi delicati da superare, quindi se tu mi dici da qui a un anno cosa succederà, è veramente difficile fare una previsione. A parte i cigni neri ci sono un sacco di ostacoli, quindi non sono molto dell'avviso che fare strategie così lunghe abbia senso in questo momento. Per questo, questo certificato lì, quello 13 dicembre scade, quindi
dobbiamo tenere il portafoglio sostanzialmente per 3 mesi. L'FQ0 finale, sostanzialmente la cosa che mi piace è che oggi lo compravi intorno a 100, adesso è salito un po' proprio per il rialzo iniziale del mercato, ma insomma poco grande, è uguale. Se Fiat non rimane da qui al 16 dicembre sopra i 4,31 euro, ovvero non perde più del, fai conto, sarà il 26%, 25-26% da questi livelli. 25,64. Praticamente sì, mi sembra uno scenario piuttosto inverosimile. Quindi se Fiat da qui a 3 mesi non perde più del 25%, mi porta a casa un rendimento di 108. Quindi sostanzialmente se lo compro a 100 guadagno circa l'8%. In 3 mesi, 7-8% in 3 mesi, che annualizzato vuol dire più del 35%. Rendimenti fantascientifici considerando le alternative a basso rischio, e tutto sommato che Fiat vada sotto i 20, sotto, cioè Che perde più. praticamente questo qua si trova più o meno nella stessa situazione in cui è stato emesso, perché si va a comprare intorno ai 100, pagherò 8, sì, siamo un po' più vicino alla barriera, però è vero che paghi tanto in breve termine. Sì, l'effetto tempo dovrebbe essere a nostro favore perché solo 3 mesi dobbiamo stringere i denti, ma poi ricordo che la cosa che mi piace di più dei certificati è che quando quotate sul mercato c'è un denaro a lettera che negozia 8 ore al giorno, quindi qualora io non creda più nella strategia non sono imbrigliato come tanti finanziari che Non negoziano. è neanche sul tuo grafico la barriera, c'è troppo No, infatti ascoltavo Pietro mentre guardavo anche io il grafico e a conferma anche di quello che dice proprio Pietro, è la presenza del supporto statico e psicologico collocato in prossimità dei 5 euro. Nell'immediato vediamo che probabilmente è stato tracciato un triplo massimo, va bene, quest'oggi il titolo stava sotto l'area di supporto è significativa, dunque la figura è stata completata, ma una figura non ampia che dunque rimane all'interno e sopra quest'area di supporto dei 5 euro, che è davvero importante, significativa, dunque il titolo presumibilmente dovrebbe, anche qualora dovesse avvicinare i 5 euro, dovrebbe comunque trovare la forza di ripartire da lì. Questo è un'altra cosa, condivido sempre con Pietro il fatto che i minimi di giugno rappresentano probabilmente i minimi di tutto l'anno, cinghi neri esclusi. Ecco, quando dico da qui a fine anno ho una visione negativa, non intendo dire che si va a registrare nuovi minimi, questo per l'appunto, visto che però abbiamo rimbalzato tanto anche post-Brexit, correzione ci sta. È molto molto interessante questo certificato che evidenziava Pietro su Fiat. Dunque, ricapitolo il funzionamento. Oggi me lo compro a 101, mi rimborsa a 108, dunque a patto che da qui al 13, no, al 15 dicembre, perché se non sottostante italiano dobbiamo monitorare fino al 15 dicembre, dopo il giorno precedente alla scadenza, sì, durante tutto questo periodo Fiat si mantiene sopra i 4,31-84, dunque sopra i 4,32. Io incasso 108, dunque 7% a patto che Fiat non scende del 30% da qui a dicembre. Dunque quello effettivamente è lì da rilevare che comunque il pagamento, dunque il 16, sarebbe effettuato 5 giorni dopo. Per chi ha eventualmente purtroppo minus accumulate dal 2012 si può andare tranquillamente a compensare, dunque sarebbe un rendimento diciamo netto di tasse, quello è uno dei vantaggi che vanno anche a potenziare il rendimento che si può ottenere sui certificati. Cioè, la metà del nostro tempo, forse illustriamo un scenario con un titolo a leva, a meno che Pietro tu avevi un altro titolo di questi che sono interessanti, altrimenti continuiamo a. Un altro che mi piace molto è il certificato su Intesa San Paolo, sempre stessa scadenza, quindi a scadenza 16 dicembre, il listing finale è Firenze W8. Questo è ancora più interessante secondo me perché? Perché Intesa secondo me insieme a Mediobanca è il bancario che mi lascia meglio
sul quale ho più feeling, credo che... Spiego lo strumento, oggi si compra 102, il bonus potenziale è 110, dunque siamo effettivamente in una fascia di rendimento simile a quello che stavamo guardando prima, dunque un po' più di un 7% lordo, dunque analizzato 35, ma era un po' più lontano, quasi sui 30%. In sintesi, se Intesa San Paolo non perde più del 30% e quindi galleggia sopra la fascia, sopra a 1,47 euro, che veramente anche qui bisogna scavare molto sul grafico per andarlo a trovare, io ricevo un rendimento a scadenza di quasi l'8%. Anche questa mi sembra una bella storia e, diciamo, spesso insomma, mi vengono fatte questo tipo di richieste. Su mercati così bassisti le persone cercano qualcosa di più conservativo, poi per carità le leve sono assolutamente interessanti, così come abbiamo visto prima, ma naturalmente dipende un po' dal carattere dell'investitore. La cosa bella dei certificati è questa, secondo me, che ce n'è per tutti i palati, ce n'è per tutti gli orizzonti temporali, i gradi di rischio. Se faccio un leverage per 7 come la strategia di prima, probabilmente sono molto più aggressivo, però una diversificazione potrebbe aver senso. Aggressivo speriamo di no, diciamo che sei più portato a un profilo di rischio più elevato, un appetito al rischio maggiore. Aggressivo speriamo di no. No, lì comunque un impatto tecnico, si ripropone ogni anno questa situazione. Comunque nel mese di settembre abbiamo queste 2 o 3 settimane per quali, per anche dei fattori tecnici, ci sono questi strumenti che vanno a scadere comunque entro l'anno, che vengano a presentare rendimenti interessanti. Lì ne abbiamo visto 2, dunque Fiat e Intesa, che sono effettivamente dei rendimenti interessanti. Questo meccanismo in realtà si innesca in queste settimane centrali di settembre, dunque con tutte le valutazioni del caso può essere interessante dare un occhio a questi strumenti, se compatibile con il suo profilo di rischio. Interessante anche vedere che sono strumenti che comunque tengano a avere una reattività in seguito anche abbastanza importante, dunque più ci avvicineranno, più si rinforzerà la probabilità che il scenario, dunque il pagamento del bonus sia di successo, e dunque il cervello sul mercato secondario si apprezza, e dunque forse non è neanche necessario tenerle fino alla scadenza. Però quello è una valutazione che possiamo fare. Dunque, complimenti, vedo che sei ricordato di individuare questo momento di mercato. Vabbè, magari fammeli a dicembre i complimenti di software. Ma forse, non, come dicevo, non si deve parlare a dicembre. Cioè, No, sto scherzando, sai, sono un po' scaramato. Lì, su un aspetto tecnico ti dico che effettivamente questi strumenti molto probabilmente il scenario si renderà di più in più probabile, e dunque il certificato, cioè non c'è miracoli, aumenta. Dunque, poi c'è sempre il 2-3% che rimane su quelle puntate, però lì da vedere. Vi parlo velocemente di questi certificati a leva, dunque questi sono quelli che sono usciti su azione, dunque leva 2, 2 volte al rialzo, meno 2 al ribasso, dunque abbiamo Telecom, Intesa, Generali, Fiat, Eni, Enel, dunque quelle sono i principali per motivi di trasparenza, non proponiamo strumenti su un altro titolo importante del mercato che è il nostro, dunque abbiamo selezionato tutte le altre grandi capitalizzazioni. Leva 2, che è quella massima consentita ad oggi, questi strumenti funzionano nello stesso modo che quelli su indici, dunque si va a applicare un effetto acceleratore, dunque per 2 sulla performance, Telecom si prende 2%, Telecom per 2 ne prende 4, ne perde 2 Telecom, questo certificato ne perderebbe 4. Interessante vedere che nel modo in cui l'abbiamo costituito, questi strumenti fanno anche loro riferimento a delle indici, dunque abbiamo calcolato, applicato lo stesso metodo, dunque chiesto a una banca specializzata, ICF, che è quella che credo calcola già oltre 3.000 strumenti a leva in Germania, dunque è tutta qualità, che
sta calcolando per noi questi strumenti a leva. Prendo, avete una preferenza tra i certificati Eni, Enel, quelli che vedete più? Enel, andiamo su Enel. Lungo short. Proviamo a vedere lo short. Allora, prendiamo lo short su Enel, lì Enel per 2, per meno 2, in effetti andiamo ad utilizzare un indice che dunque replica la performance di Enel per 2. L'abbiamo lanciati a 100, dunque più o meno cioè, siamo ritornati sui livelli. Vedete sul grafico come sulla settimana scorsa comunque l'evoluzione è molto rapportata alla scala, e, cioè, dunque, a sinistra quello del certificato, a destra quello di Enel, sono molto lineari, dunque non abbiamo assolutamente differenza che si vengano a creare, altro l'effetto che si muove di più, questo lo calcolate, passa da qua 95 a 90, mentre dall'altra parte siamo su variazioni diverse, dunque perfettamente linearità su rispetto al teorico. E come funziona? Utilizziamo questo indice come riferimento, questo è nel per meno 2. Noi lo replichiamo, il che lì è diciamo, l'interesse che volevo sottolineare, il che fa che essendo un certificato quotato sul mercato regolamentato, il SEDEX, con una leva, un certificato comunque fondamentalmente un certificato su indice, si va a applicare la Tobin tax dei certificati su indice. E lo ricordiamo, quelli dei certificati su indice è infra del 5 volte quello sulle azioni. Sulle azioni andremo a pagare un 0,1% sull'ammontare, sull'indice la metà, e essendo su un certificato andiamo a pagare l'equivalente di 0,0017, stiamo parlando dell'ordine del centesimo, per negoziare questi strumenti. Dunque, anche paradossalmente per investire 10 euro su un'azione, mi conviene investire 5 su questi qua, cioè almeno dal punto di vista fiscale, perché già investo meno in termini di capitale, dunque ottimizzo l'effetto leva e quasi azzero la mia Tobin tax, che comunque è un elemento sempre favorevole. In termini di compensazione, stesso metodo di quello che stavo dicendo sui bonus, dunque andiamo sicuramente a rendere compatibile con eventuali linee per perdite guadagni su azioni. Dunque, strumenti che hanno come vantaggio principale l'effetto leva, dunque la possibilità di ottimizzare il capitale, con dunque l'ottimizzazione del capitale in questi momenti. Quello è il funzionamento. Dunque, stavamo guardando Enel per 2. Perché Enel per meno 2? Così, era uno a caso ho scelto. In realtà probabilmente è lo strumento più bello da quando l'avete messi la scorsa settimana, quello che ha reso di più è lo short su Telecom Italia per 2, perché come stiamo anche vedendo prima sui grafici, su Telecom Italia vi sono diversi segnali di vendita che sono stati generati sia sul grafico weekly che su quello daily, e si annunciano segnali di vendita anche di medio termine. Questo qui per esempio è un grafico settimanale, si vede come di fatto già a maggio si era rotto un supporto molto importante che veniva addirittura dal 2014, i massimi recenti fatti registrare ad agosto hanno rappresentato un pullback, da lì è partita una nuova gamba ribassista confermata dalla rottura anche dei supporti dinamici costruiti con i minimi dei primi di luglio. Andando a vedere il grafico giornaliero, dunque facendo anche un focus su Telecom Italia, si nota proprio bene come il pullback abbia rappresentato un'opportunità di ingresso in vendita e proprio nel corso di questa ottava vi siano stati ulteriori nuovi segnali di vendita con la flessione e la rottura della trend line di supporto. Ecco dunque che, considerando il giorno della vostra quotazione, probabilmente il Telecom Italia leva short per 2 quello che ha sovraperformato tutti gli altri. Stava dicendo, quello è lo strumento, sono tutti partiti a 100, dunque quello è la massima facilità per paragonare. Poi si evolveranno con il tempo, lì stiamo sempre parlando comunque di certificati di linea smart, dunque che hanno questo riallineamento quotidiano in modo di assicurare una leva perfetta. Ricordo che il mercato italiano della leva fissa è quello più dinamico in Europa, dunque quello è positivo, siamo contenti come Unicredit di essere stati i primi a
diciamo, portare questi strumenti in incastrazione in Italia, non potevamo fare a meno, era un obbligo, e dunque sono disponibili. In termini di spread, teniamo comunque uno spread che è molto contenuto, dunque considerando che sono strumenti a leva, dunque bisogna considerare lo spread diviso per due, dunque differenza denaro lettera, perché siamo per comprare direttamente con l'azione, quindi vedete che siamo su livelli effettivamente molto stretti, e soprattutto per le quantità importanti, perché stiamo in media quotando sui 300.000 euro in acquisto e in vendita, dunque passare a una nomina di 300.000 euro su, sull'azione stessa comunque andrebbe a avere un spread più largo. Mi spiego meglio: se guardiamo un book, è vero che possono essere livelli più stretti, ma in funzione della quantità, dunque se lancio un eseguito probabilmente vado a prendere non solo la prima quotazione ma anche quelle successive. 300.000 euro per ciascuno di questo titolo equivale a uno spread che è addirittura più stretto che sull'azione spesso durante la giornata, molto molto spesso. Quello è. Speriamo che piaceranno, sicuramente se andiamo a vedere come si comportano gli altri mercati o le mercati comunque simili comunque di strumenti a leva, oltre all'indice, che rimangono sempre quelli che attraggono più di interesse, è vero che strumenti con più difficile da leggere come commodities, cioè cambi, possano attrarre volumi, ma in genere l'interesse si riporta comunque su questi strumenti, su azioni singole. Strategie forse un po' diverse, si può andare a fare delle cose diverse, non sull'indice, sull'azione, ne parleremo nei prossimi mesi sicuramente, però cioè, ci stimiamo che sui 50-60 milioni come minima che vengano scambiati sul mercato Selex, su quello che possano salire certe giornate fino a 200 milioni, un terzo si aggiungerà e sarà fatto su questi strumenti a leva fissa sull'azione. Pietro, Riccardo, non so se avete commenti su questi strumenti o se siamo andati un pochino più lungo rispetto al tempo che ci eravamo dedicato, dunque, o se avete parole conclusive che volete passare a chi ci ha gentilmente seguito durante questa ora abbondante. Sì, Cristoforo, ringraziandoti per questa opportunità, io chiudo semplicemente facendo riflettere quello che ci ascoltano sull'evoluzione dei mercati. Non siamo più di fronte a mercati, come dire, in cui la buy and hold poteva essere una strategia che dava un risultato, quindi compra e passivamente tieni. Siamo di fronte a mercati che necessitano una grande attività, grande dinamicità e quindi anche strumenti più evoluti rispetto al passato. Quindi credo sia doveroso avere visibilità e capire e comprendere anche strumenti diversi rispetto alle vecchie, diciamo, indici piuttosto che azioni. Degli strumenti sintetici possono in qualche modo meglio ottemperare le esigenze di rischio e rendimento delle persone. E quindi chiudo facendo, come dire, un ultimo appello alla cultura finanziaria, all'apprendimento, alla conoscenza, che credo sia la base di un investimento di successo. E ricordo che ho capito che ci inviti il 30 settembre a Roma. Lungo giro, ma per dire che, a parte gli scherzi, Roma è una bella opportunità, ma tutte secondo me le opportunità come questa di apprendere, di, come dire, accrescere la propria competenza finanziaria sono preziose e quindi credo che sia l'unico modo per affrontare in maniera sana i mercati, la conoscenza. E quindi a Roma ne faremo, ma naturalmente non solo a Roma, il 30 settembre. Riccardo? Beh, detto che avrò il piacere di partecipare anch'io a Roma il 30 settembre, mi trovo assolutamente allineato con Pietro, fate molta molta attenzione. Nelle prossime settimane i mercati non sono semplici, ma soprattutto il mercato non scappa mai, quindi non fatevi prendere dall'ansia. Al massimo avete sempre la possibilità di rientrare in un secondo momento, o se avete una propensione al rischio inferiore, comunque di valutare degli strumenti, come possono essere anche alcuni dei certificati che abbiamo visto quest'oggi, che vi permettono di sovraperformare il vostro portafoglio senza avere dei rischi consistenti. Quelle tre strategie le abbiamo visto sul QCMIB per 7
in corrispondenza con la Cattola dell'America, che oggi è andato benissimo perché è oltre il 10%, i bonus che ci pagano un quanto? 8%. 8% in 3 mesi, dunque quello interessante su Fiat e Intesa, e poi le strategie di ottimizzazione del capitale insieme a Leva 2 su Azione. Vi ringrazio dunque per averci accompagnato durante questa ora, spero che vi abbiamo dato spunti che ci vogliamo sempre che siano utili ed operative. I nostri prossimi eventi li avete allo schermo, comunque li trovate sul nostro sito investimenti.unicredit.it. Io ringrazio dunque Riccardo per le sue analisi e le sue diciamo spunti che ci hanno chiarito questa situazione, che effettivamente sembra complessa, ma in fondo cioè mi sembra che ci hai dato le indicazioni chiare, e Pietro dunque per il suo approccio sempre di grande valore aggiunto, dunque che aiuta chi ti segue, e naturalmente per l'appuntamento che ci ha dato. Vi ringrazio, auguro una buona serata, buoni mesi e un buon trading per i prossimi mesi. Grazie mille e buonasera. Finito? Sentite?